Penso che sia solo una questione di atteggiamento, solo atteggiamento, voglia di vincere. Tecnicamente si può sbagliare anche, però se con atteggiamento non andiamo avanti, non cambiamo la testa, e non, bisogna fare qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento, non altro. Cioè, su pick and roll abbiamo sbagliato, ma se uno magari ha voglia o cambia atteggiamento si può difendere tutto, anche con il visuale. Al di là se sia Viola o qualsiasi squadra, penso che uno deve sempre provare a vincere. Sappiamo che siamo in una squadra storicamente molto importante, sappiamo che dobbiamo cambiare qualcosa perché anche la gente vuole qualcosa altro, diverso. E già dalla prossima partita cambiare non il modo di giocare, ma sì il modo di approcciare la partita sicuramente. No, penso che sia il fatto di uno sconcentrato e fa questi sbagli, ma no, penso che c'entra comunque sempre con l'atteggiamento, perché se uno prova a prendere sempre la palla, questi passaggi, questi sbagli non si possono fare, non ci possiamo permettere di farli quando siamo sotto i 13 punti, quando siamo sotto i 2 punti, per noi tutti i palloni sono importantissimi e non ci possiamo permettere di buttarli via.